Buonasera e benvenuti a Notizie di Prato TG. Partiamo dalla buona notizia che riguarda le aziende che sono state costrette a restare chiuse durante il periodo di lockdown, perché sia il Comune di Prato che quello di Montemurlo hanno previsto degli sconti per la Tari, cioè la tassa sui rifiuti. Sentiamo. Il Comune di Prato alleggerisce la bolletta Tari 2020 per tutte le attività che sono state chiuse nel periodo del lockdown causato dall'emergenza sanitaria Covid. Grazie a uno stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro sarà tagliato il 25%, ossia il massimo possibile, della parte variabile della tariffa sui rifiuti, che corrisponde al 70% del totale. I codici Ateco interessati dal lockdown a Prato sono il 64% delle utenze non domestiche. Le aziende si vedranno riconosciuta la riduzione Covid direttamente in bolletta nell'ultima tranche dell'anno 2020. Il contribuente dovrà confermare di avere diritto all'agevolazione attraverso la compilazione dell'autocertificazione entro il 20 gennaio 2021. Per coloro che non presentano entro i termini l'autocertificazione nell'avviso successivo sarà tolta l'agevolazione e l'utente dovrà presentare istanza successiva per essere riammesso tra gli aventi diritto. Il Comune di Prato sta preparando il portale del contribuente per poter inserire online le autocertificazioni e semplificare la comunicazione con l'ente. L'importo medio di riduzione tra gli aventi diritto varia in base alle categorie, arrivando fino a un massimo di 2.831 euro per gli alberghi con ristorante. Si consente a chi non ha prodotto rifiuti di non pagare per quel livello e per quella quantità di rifiuti che non ha prodotto. Ovviamente ancora non possiamo quantificare puntualmente la dimensione dei rifiuti che ciascuno di noi produce, ciascuna azienda, da ciascuna utenza domestica produce, ma è possibile farlo attraverso questo calcolo che ci è stato messo a disposizione. Credo che questo sia davvero un fatto di giustizia, ma che sia veramente un messaggio importante. Prato non è l'unico comune a tendere la mano alle attività economiche messe al palo dalla pandemia. Anche Montemurlo offre un'agevolazione del 25% della quota variabile della tariffa Tari 2020. L'operazione ha un valore pari a 380.000 euro di fondi comunali. Dal parcheggio dell'ex COP di Viale Vittorio Veneto all'ex casa cantoniera al Ponte Petrino, il problema dell'occupazione abusiva da parte di sbandati e senza tetto sembra essersi spostato dopo lo sgombero di ieri dall'area di sosta seminterrata da parte delle forze dell'ordine e della proprietà che ha blindato gli accessi. Ne è convinto il consigliere comunale della Lega, Leonardo Soldi, che su segnalazione di alcuni residenti che nelle ultime 24 ore hanno notato un incremento di via vai da quella struttura abbandonata di ferrovie, si è recato sul posto per verificare di persona. La cancellata d'ingresso è stata divelta e gli occupanti, probabilmente richiedenti asilo, potrebbero essere in buona parte gli stessi frequentatori del secondo piano del parcheggio seminterrato ex COP di Viale Veneto. I residenti della zona hanno notato infatti un movimento di persone insolito nelle ultime 24 ore. Si potrebbe ipotizzare una vera e propria transumanza. Incendio in carcere con 7 agenti feriti, vi ricorderete questa notizia di sabato scorso. Il detenuto che ha provocato tutto ciò è sotto inchiesta e accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Sentiamo Nadia Tarantino. La procura ha indagato per resistenza a pubblico ufficiale il detenuto viareggino rinchiuso nel carcere della Dogaia, che la notte di sabato scorso ha fatto finire all'ospedale 7 agenti della polizia penitenziaria intervenuti per spegnere l'incendio divampato dentro la cella. L'agente più grave è stato giudicato guaribile in 30 giorni dai medici del Santo Stefano per un profondo taglio riportato a un braccio dopo essere stato aggredito con una lama dal detenuto. Meno gravi gli altri colleghi contusi e intossicati, tutti con referti sopra 4 giorni. Non è ancora chiaro se il detenuto rinchiuso nella sezione di media sicurezza e con all'attivo un corposo elenco di condanne collezionate un po' ovunque nei tribunali toscani abbia appiccato di proposito l'incendio o se si sia trattato di un incidente avvenuto mentre era in corso la preparazione di una bevanda alcolica. Saranno gli accertamenti disposti dalla procura a stabilire la dinamica non soltanto del rogo ma anche dell'aggressione agli agenti assaliti con un taglierino mentre già la cella era piena di fumo e loro tentavano di spegnere il fuoco con gli estintori e gli idranti
antincendio. Di sicuro c'è che quando è scoppiato il rogo il detenuto era completamente ubriaco. I 7 agenti rimasti feriti sabato notte si aggiungono ai 2 colleghi che sono stati costretti a ricorrere alle cure dell'ospedale appena pochi giorni fa, anche loro vittime di un detenuto che gli si è scagliato contro. Ennesimo episodio di una lunga striscia che ha spinto nuovamente i sindacati a chiedere interventi risolutivi, a cominciare dall'incremento della pianta organica della polizia penitenziaria, che non è adeguata a un carcere di massima sicurezza come la Dogaia. Disavventura per un 70enne che, dopo essere uscito per cercare funghi nella zona di Torri, al confine tra le province di Prato e Pistoia, si è perso, non riuscendo più a raggiungere la propria autovettura prima che facesse buio. È successo ieri sera al figlio dell'anziano, non vedendolo rientrare al punto di ritrovo convenuto, ha allertato i soccorsi e sono stati mobilitati i vigili del fuoco, il 118 e il soccorso alpino. Il 70enne è stato quindi rintracciato e geolocalizzato, e i vigili del fuoco lo hanno raggiunto per poi portarlo fino al punto dove si trovava l'ambulanza. La persona in buone condizioni non ha avuto bisogno di ricovero. È stata Lady Poiana di Harris, di 10 anni, a portare a termine l'intervento di allontanamento dei piccioni dal centro di Montemurlo e da Bagnolo, nella zona tra via Micca e via Labriola. Lady è uno dei rapaci dell'allevamento di Fabio Bonciolini della Prestige Falcon di Pieve Annievole, a cui il comune di Montemurlo ha affidato l'incarico dell'allontanamento dei piccioni per un costo di 3.500 euro, un lavoro che la bella Poiana, addestrata a questo compito fin da quando era piccola, ha svolto alla perfezione. Il rapace ha infatti infastidito i piccioni e li ha convinti in breve tempo ad andarsene. Un intervento svolto talmente bene che l'amministrazione comunale sta valutando se ripetere il volo del rapace in altre zone del comune dove viene segnalata una presenza talvolta molesta dei piccioni. Cambiamo argomento, parliamo dei giardini di Vergaio, perché sono stati oggetto di una manutenzione straordinaria con l'installazione di nuove panchine e il rifacimento di tutta l'area fitness. Alessandra Grati. Nuova vita per i 2 giardini di Vergaio, dove con un investimento di 80.000 euro saranno sostituite le panchine e ripuliti i vialetti di collegamento. In quelli di via Bellandi in particolare è prevista anche la riparazione della fontana e una nuova piantumazione, mentre in via del Pratocchio sarà sostituita la fontanina dell'acqua. Necessitano di una manutenzione da diversi anni. Sulla parte del Pratocchio andiamo a risistemare tutti i vialetti che sono stati realizzati 20 anni fa, si sono deteriorati le panchine, viene rimessa la fontanina. Diciamo che sono interventi solo per il Pratocchio, siamo intorno ai 54.000 euro di interventi. Mentre sull'altra parte, sul giardino via Traversa di Vergaio e via Bellandi, noi andiamo a risistemare l'area fitness, perché vi sono delle attrezzature completamente vandalizzate, quindi andremo a sistemare quelle sistemabili, le altre a sostituirle, cambieremo le 45 panchine, andiamo a fare anche degli interventi di ripiantumazione, di risistemazione del terreno, si sono creati degli avvallamenti e stiamo prevedendo per la fontana appunto nella piazza, che necessita di una manutenzione straordinaria, di trovare delle risorse. Oltre alle manutenzioni ordinarie, ogni anno saranno scelti alcuni spazi dove fare manutenzione straordinaria nell'ottica di una riqualificazione urbana. Quest'anno con la fase del Covid purtroppo i lavori si sono un po' rallentati, però l'idea che ha l'amministrazione è quella, al di là delle manutenzioni ordinarie, ogni anno prendere alcuni spazi urbani e fare una manutenzione più importante e straordinaria che va davvero a riqualificare quelle aree. Attese infinite al CUP dell'AS Toscana Centro per prenotare una prestazione sanitaria. Interviene il consigliere regionale del PD Nicola Ciolini, che è in corsa per la riconferma alle prossime elezioni regionali, e mette sul piatto 3 proposte per tagliare i tempi di attesa. Sentiamo. Subito più personale al centralino, poi accelerare il passaggio al numero unico integrale e infine costituire una piattaforma online da affiancare al servizio telefonico. Sono le strade da percorrere per eliminare le lunghe attese al numero CUP dell'AS Toscana Centro, secondo Nicola Ciolini, consigliere regionale uscente del PD in corsa per la conferma. Oggi il candidato ha fatto il punto della situazione con l'assessore comunale alla sanità Luigi Biancalani. Soprattutto in questi mesi abbiamo visto, insomma, il CUP non dà le risposte
risposte adeguate alle esigenze dei cittadini. Le cause che rendono un incubo la telefonata al CUP con attese oltre i 30 minuti sono molteplici. Intanto i numeri: ogni mese sono circa 350.000 le prenotazioni effettuate e ogni giorno arrivano circa 7.000 telefonate al centralino telefonico da tutta l'Asta Toscana Centro. Poi c'è una sorta di doppia fila per cui l'utente parla prima con lo smistatore delle telefonate e poi con l'operatore della propria città. Problemi che potrebbero essere alleggeriti con l'uso della tecnologia al momento utilizzata solo per alcune persone. Prestazioni. È vero che in questi mesi, soprattutto con l'emergenza Covid, i centralini si sono moltiplicati per le varie esigenze, tamponi, rientri, eccetera, quindi c'è stata una difficoltà. Però il CUP ha bisogno che ci sia una forza tale da poter supportare questo carico di lavoro, e questo nell'immediato. E soprattutto unificare tutti le prestazioni della ASL Centro in un unico punto, come prevedeva il numero unico, senza che ci sia una doppia attesa, cioè il cittadino telefona il numero unico, aspetta, risponde, gli rispondono e poi viene dirottato nella sua area di pertinenza. Bene, questo deve essere assolutamente superato. E a proposito di sanità, c'è una bella notizia: l'ospedale Santo Stefano di Prato è stato premiato con l'ESO Angels, riconoscimento internazionale per la qualità nel trattamento dell'ictus promosso dall'European Stroke Organization e sostenuto in Italia dall'Italian Stroke Organization. Il riconoscimento è andato anche al Santa Maria Nuova e al Santa Maria Annunziata di Firenze. Il progetto Angels si avvale di team di esperti in formazione di reti ictus che per il 2020 hanno individuato nei 3 presidi dell'ASL Toscana Centro gli ospedali meglio organizzati nella gestione dell'ictus. Era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.